Sì, sicuramente è una vittoria meritata. A Benevento abbiamo un po' sofferto, però la squadra è viva. Abbiamo riagganciato la partita, però adesso pensiamo sempre al presente, già pensiamo alla prossima partita perché non vogliamo mollare. Sono contento che abbiamo vinto perché è la cosa fondamentale. Mi piace lottare per la squadra e quando portano i 3 punti per me è fantastico. Sì, potrebbe andare meglio perché l'attaccante vive per il gol, però come ho detto, se vinciamo non conta niente il gol personale, però diciamo che un pizzico di fortuna in più, quel tiragiro pensavo fosse dentro, anche l'altra azione col destro ero molto defilato e volevo tirare sotto le gambe del portiere, però non è successo, però la squadra vince 2-0, il mister mi ha dato fiducia che mi ha tenuto in campo tutta la partita, io cerco sempre di aiutare la squadra perché è quello che mi sta chiedendo e io darò sempre l'anima come ho fatto. Lottiamo, la squadra è umile, testa bassa. Gli obiettivi erano altri inizio anno perché l'anno scorso, come sapete, avete e abbiamo sofferto tanto. Però noi siamo lì, non molliamo mai un centimetro, andiamo a lottare con tutti, ce la giriamo con chiunque e questo stadio deve essere il nostro fortino perché noi ce la giriamo. Poi a fine anno tireremo le somme, siamo già lì e noi, per noi è veramente un motivo d'orgoglio perché non se l'aspettava nessuno adesso a marzo di essere lì. Quindi continuiamo così perché secondo me possiamo fare grandi cose. Sì, io sono abbastanza caldo, essendo siciliano da piccolino anche, ho iniziato subito a difendermi da solo perché a casa mia non era molto facile la vita perché era piena di insidie, quindi per me quando toccano un membro della mia famiglia, perché questa adesso è la mia famiglia, devono stare attenti perché se mi metto in mezzo poi non capisco più niente. Sì, Leo è un grande giocatore, lo sta dimostrando, anche oggi ha segnato, è in un ottimo periodo di forma, poi ci aiutiamo tantissimo perché secondo me siamo complementari, perché riusciamo a giocare bene tra di noi, riusciamo a allargare le difese, a creare spazi per gli altri, perché anche sul primo gol di Mancuso, avendo due attaccanti in area, con la mezzala che si inserisce, possiamo mettere davvero in difficoltà e quindi finalmente ci stiamo divertendo. Spero di gioire pure io, però come ho detto l'importante è vincere. No, è cambiato secondo me che siamo più compatti, riusciamo a mettere più in difficoltà le squadre, fanno fatica ad uscire palla al piede, e magari fanno qualche lancio in più sui cambi di gioco perché il campo sulle fasce hanno più libertà, però riusciamo a scalare bene in fase difensiva e quindi con due attaccanti, come ho detto prima, è più difficile per un difensore difendere.